Possiamo avere l'idea della verità appunto come piena attuazione del soggetto nell'oggetto, come sua universalità, ma non possiamo conoscere la verità, ma è ancor di più però che non ci serve conoscere la verità per rispondere a Francesca, per individuare l'ideologia, perché se l'ideologia è tutto ciò che tende a presentare come immutabile, come reale, come dato, no? Qualcosa, allora ciò che Marx ci, in qualche modo, la strada che traccia Marx è quella del sospetto verso ogni tipo di discorso che tende a ipostatizzare, naturalizzare o rendere immutabile qualcosa. Allora il problema di che cosa sia la verità è secondario, la verità si realizzerà forse. Il problema è essere sospettoso per tutti i discorsi che tendono a presentare qualcosa come vero qua oggi, no? Ringraziare innanzitutto, usavo per le suggestioni. Io da giurista, quindi mi metto subito in crisi io stesso, perché pensavo, il professor Fusaro parlava, a come noi giuristi abbiamo contribuito a questa oggettivazione, pensavo alla necessità di aver individuato la valorizzazione del patrimonio culturale, perché la tutela sembrava qualcosa che non bastava più, no, quando la tutela era la conoscenza, no? Continua, no, invece da valorizzare. E poi il giurista ha proprio, no, questa cosa, pensare che quando in un preambolo degli ultimi 5 decreti legge dell'anno scorso leggi che la norma è fatta per rilanciare l'economia, per far ripartire il PIL, e poi se il PIL non riparte allora è colpa della norma che non ce l'ha fatta, o è colpa del PIL che non reagisce alla norma? E questo è chiaramente noi giuristi dietro. Questo è ringrazio appunto per l'osservazione, perché ma oltre a questa domanda è questa: lei giustamente ha detto dopo l'89 a questo punto è veramente difficile, no? Possiamo parlare di Marx come un'assenza, con degli ossimori. E allora come possiamo parlarne all'interno di questi nuovi movimenti che stanno leggendo? Che lei dice giustamente dopo l'89 non possiamo più geograficamente porre, diciamo, delle posizioni, poiché abbiamo persino scoperto ieri che Putin ha fatto un impero televisivo esattamente sul modello. Dove possiamo appunto, secondo lei, riscoprire? All'interno di alcuni movimenti all'interno della società? Qui troppo facile riferimento anche a quei movimenti dell'economia, alla decrescita felice, alla decrescita insomma serena, poi passiamo. Oppure deve, ecco, rimanere un movimento di pensiero all'interno del quale poi ecco, ci troviamo a discuterne, però ci fermiamo lì. Grazie. Dai, aggiungiamo una breve domanda. Io sono una bella, faccio un sociologo, non sono un filosofo, e vorrei avere una definizione più precisa di pratica. Ne abbiamo parlato molto oggi. Paola. Ma in particolare in questa dialettica continua irriducibile tra soggettivo e oggettivo, tra qualcosa, tra una realtà che è prodotta soggettivamente ma in un modo o nell'altro si oggettivizza, dove sta la pratica? Come si colloca il concetto di praxis in questa dialettica? Domande molto sarebbero adito ad altrettanti seminari, ma dobbiamo limitarci. Le prime due forse possono essere affrontate congiuntamente, perché in fondo toccavano un nucleo problematico abbastanza comune tra loro, no? Il problema della verità, essenzialmente. Appunto, la teoria si invera nella prassi e si dà nella storia, in che senso? Qui, secondo me, una lettura anche approfondita dei testi di Marx non ci darebbe soluzioni concrete. Marx non è un pensatore sistematico,
come già dicevamo, no? Non pubblicava nemmeno i suoi libri, li abbandonava alla critica roditrice dei topi, come lui stesso dice, li, appunto, più li ha pubblicati poi Engels, li ha... Quindi appunto i testi di Marx non ci forniscono una risposta e anzi, uno, questo forse è un caso più unico che raro, i testi di Marx permettono di trarne citazioni che vanno in direzioni opposte, per cui non basta la citatologia, no? Che è poi la scienza preferita nelle università spesso, no? Fare compilazioni con citazioni dotte, si tratta invece di prendere una posizione chiara intorno a Marx, no? Anche a costo di talvolta di forzare per forza di cose alcuni suoi testi. E dal mio punto di vista Marx in questo è tanto più hegeliano quanto più vorrebbe congedarsi da Hegel. Non credo che Althusser avesse ragione quando diceva che Marx con la rottura epistemologica si accomiata definitivamente da Hegel. Io penso che tutto il Denkweg... Parlava di Althusser, non di Marx. Sì, di Althusser. Se stesso. Esatto, parlava di se stesso. Cioè, ecco, l'errore fondamentale secondo me di Althusser è di prendere tutto quello che dice Marx per buono, no? ha un tale rapporto fideistico verso Marx che prende per buono tutto ciò che Marx dice di se stesso, no? Dopo Freud però quello che il soggetto dice di se stesso va preso sempre con molta cautela evidentemente. Io direi che le cose stanno in questi termini: Marx prende congedo più che da Hegel, dalle proprie immagini distorte di Hegel, rimanendo sempre all'interno di un orizzonte di pensiero idealistico hegeliano, a cui ovviamente apporta delle modifiche, delle novità interessanti e decisive, no? Concetto di critica dell'ideologia, il concetto di modo di produzione, però all'interno di un orizzonte stricto sensu hegeliano idealistico. Il concetto stesso di prassi, su cui poi tornerò nell'ultima domanda, è un concetto a tutti gli effetti idealistico e soprattutto fichtiano. Il punto qual è allora se Marx è debitore di Hegel rispetto a questo? Il punto è che il rapporto tra verità e storia, la verità che si invera nella prassi storica, sta nel fatto che, potremmo dire, in Hegel si dà un rapporto inedito tra verità e temporalità. Nel senso che Hegel non pensa più la verità nella forma tradizionale di qualcosa non mediato dalla storicità, al modo delle verità trascendenti delle religioni, ma Hegel nemmeno pensa che ci sia solo la storia senza la verità, al modo dei giustificazionismi storici e storicistici che con Hegel non hanno nulla a che fare, con buona pace di quanti liquidano Hegel come giustificazionista. Hegel pensa cioè l'innesto tra verità e storia in una forma inedita, tale per cui potremmo dire la verità non può non darsi se non in forma storica, ma senza risolversi nel puro corso della storia. Appunto, scienza della logica e filosofia della storia stanno insieme e nessuna delle due può essere sciolta dall'altra. No? Il divenire, l'idea è autosviluppo, potremmo dire. Ha una sua storia per realizzare se stessa, implica il proprio divenire, ma non si risolve solo in quel divenire, si dà in esso, ma non si risolve in esso. No? Il vero e l'intero, ma come risultato, vuol dire concretamente che la verità stessa, per diventare pienamente se stessa, deve negarsi e poi recuperarsi, potremmo dire. La verità è il processo del diventare vero del vero. Potremmo dire che Hegel utilizza un'immagine, no? Nella scienza della logica. Dio prima della creazione del mondo. Però appunto Dio non esiste se non poi nel ritmo con cui concretamente crea il mondo. Potremmo dire che la verità implica l'unione di questi due momenti. Della verità che si dà storicamente. Appunto per questo si dà, lo dico così ma è importante da chiarire questo punto, si dà in Hegel potremmo dire l'intreccio fra due istanze che altrimenti sembrerebbero non conciliabili, no? Perché da un lato Hegel dice che la filosofia, così nei lineamenti di filosofia del diritto, è occuparsi del proprio tempo storico nel pensiero, quindi si occupa del presente. E poi nella scienza della logica dice una cosa apparentemente opposta. La filosofia si occupa di ciò che è eternamente e con questo ha già abbastanza da fare. Ora, come può occuparsi del proprio tempo storico e di ciò che è eterno? È una contraddizione. No, non è una contraddizione, perché il filosofo, pensando il proprio tempo storico, pensa all'eterno. Cioè pensa il modo in cui la verità si dispiega nella storia, e pensare il proprio tempo significa non pensare, potremmo dire, venenzialmente gli accadimenti rapsodici, ma pensare ciò che vi è di vero in essi.
dice Hegel, no? Ciò che vi è di vero in essi. Per fare un esempio molto concreto e venire al punto prima citato, potremmo dire che dal punto di vista del codice soggetto-oggetto la verità consiste in una sorta di venire a coincidere sempre più cosciente, sempre più radicale del soggetto e dell'oggetto, finché l'oggetto sarà riconosciuto come pienamente identico al soggetto e il soggetto si realizzerà pienamente nella sua storia, nell'oggetto. Questo implicherà al tempo stesso, ed è un tema già tutto fichtiano, fondamento del diritto naturale 1796, l'instaurazione di rapporti secondo Anerkennung, riconoscimento tra gli individui liberi uguali. Grande tema poi anche hegeliano e marxiano, la Anerkennung, su cui si vedano i contributi di Axel Honneth in tempi piuttosto recenti, no? Appunto questo è il criterio fondamentale del diventare vero del vero, ma questo implica allora che la verità si realizzi nella sua storia. Per fare un esempio concreto che non è né di Hegel né di Marx, ma lo faccio io, se prendete ad esempio l'abolizione della tortura, che avviene in tempi piuttosto recenti nella storia dell'umanità, è chiaramente un momento interno al processo storico. Non era valida per i greci, ad esempio, no? Si realizza storicamente. Ma non vi è forse in quell'elemento un elemento veritativo eterno che permette di pensare che quell'evento storico, l'abolizione della tortura, rispecchia, potremmo dire, l'ideale di un'umanità realizzata? Non è un modo in cui la verità si realizza. Però allora è fuori dalla storia. Quindi. Ma si dà solo nella storia. Sì, ma si realizza. Si realizza nella storia. Fuori dalla certamente, storia realizza certamente. Storia. Okay. Però sì, appunto si dà l'intreccio fra verità e storia. Un realista, in realtà. Un idealista? Un realista morale. Ma io infatti dicevo che Marx non è diciamo, non è alieno alla dimensione realistica. Sì, no, pensiamo a un realismo diverso da quello, diciamo, di Machiavelli, ma un realista, diciamo, appunto morale. Sì, certo, anche perché in Machiavelli, come ben sai, la dimensione della storia è molto diversa rispetto a quella dell'idealismo, perché di mezzo c'è l'illuminismo, il concetto di storia singolare, molte altre cose. Però direi che questo è il tema fondamentale, dal mio punto di vista almeno, no? Pensare verità come incrocio fra storia ed elemento eterno. Ecco. Che in Marx non è tematizzato questo, ripeto, perché Marx tende addirittura a pensare che ogni emanazione sovrastrutturale in quanto tale sia ideologica, cioè valga solo per la congiuntura e nulla abbia a che vedere con l'elemento eterno. Però poi di fatto il modo stesso in cui pensa il comunismo, in cui pensa il capitalismo, riportano a quella dimensione, no? Perché del resto Marx dovrebbe criticare il capitalismo e l'alienazione se non avesse in mente un concetto di verità, potremmo dire, senso, no? Nome allettante, come diceva Kant, verità nome allettante. Per cui mi pare che si possa inscrivere in questa dimensione. Per quel che riguarda l'altra domanda, io condivido ovviamente la diagnosi tragica del presente, no? Il presente che misura il proprio futuro in base alla crescita del PIL e della produzione, no? Un futuro terribile, no? Il guaio del nostro tempo è che il futuro non è più quello di una volta, diceva già Paul Valéry, infatti è così, il futuro oggi è il luogo della riproduzione tautologica del presente, viene meno lo spazio progettuale mediato dalla prassi e dalla ricerca dell'ulteriorità nobilitante. Per questo, se ha un senso, è in questo il senso della riproposizione di Marx, cioè dei due elementi della critica glaciale del presente capitalistico e del rilancio del perseguimento di un futuro alternativo e meno ignobile rispetto al presente. Questo, secondo me, è l'elemento irrinunciabile di Marx oggi, no? La promessa di una felicità più grande rispetto alla miseria a cui siamo abituati. Io concordo pienamente quindi con questa diagnosi. E come parlare però di Marx? Questo è il punto. Oggi, no? Fermo restando che se ne può parlare sostanzialmente per absentiam, come dicevo. Anzitutto Marx è un pensatore straordinario nel senso del termine, cioè fuori dell'ordinario per tutta una serie di motivi, no? La filosofia che diventa mondo, il pensiero che appunto incrocia vari campi del sapere risultando esso stesso inclassificabile. Marx è filosofo, sociologo, politico, o storico, o tutte queste cose insieme, no? Tutta una serie di caratteristiche straordinarie di Marx. E tra queste c'è anche quella, secondo me importante, che oggi Marx non è solo un nome, non dice solo
la figura storica di Carlo Marx 1818-1883. Marx mette in movimento col suo nome tutto un arsenale, tutta una batteria di passioni politiche oggi sopite e latenti, no? La ricerca dell'ulteriorità nobilitante, il riscatto dei soprusi e della miseria, il conflitto contro questi soprusi e questa miseria, no? Il grande assente oggi è il conflitto, tra l'altro, no? Appunto. Marx dice nel Capitale che il capitale si prenderebbe tutto se non trovasse il conflitto da parte della società che lo blocca e gli pone dei limiti, no? È quello che sta capitando oggi, no? Dove non c'è conflitto il capitale si prende tutto, no? Celebra le sue orge, come diceva Marx, una metafora anch'essa un po' attuale a tratti del nostro tempo, no? Celebra le sue orge e in questo senso si impadronisce della realtà tout court, no? Il paradosso l'ha messo bene in luce Sloterdijk in Ira e Tempo. Il paradosso è che c'è un potenziale di ira per via dei soprusi, delle offese sempre più dominanti, che resta in evaso però. Potrebbe costituire la materia infiammabile per 10 rivoluzioni francesi e 20 rivoluzioni russe, e invece ammutolisce nella mestizia solitaria degli individui robinsoniani. Come mettere a frutto questa banca dell'ira, dice Sloterdijk? Appunto, il primo punto fondamentale è defatalizzare l'esistente con Marx, secondo me. Cioè pensare il presente come storia, non come destino ineluttabile, come ce lo propaganda l'ideologia neoliberale, ma come processo in fieri. In questo caso, più che verum et factum, direi con Gentile, verum et fieri convertuntur, no? Il fare è l'elemento fondamentale, il divenire delle cose. E come parlare allora di Marx e come concretizzare il suo discorso oggi nell'epoca in cui quelli che Marx aveva individuato come soggetti della trasformazione latitano, no? Ma latitavano già in fondo nella prima metà del Novecento, se gli autori della scuola di Francoforte dovevano sognarsi di innestare Freud su Marx per spiegare cos'era capitato nella coscienza del proletariato, per cui esso, anziché fare la rivoluzione, sognava di imborghesirsi, no? Cosa bisogna fare oggi? Che fare? La domanda leniniana è chi lo deve fare. Io penso, è stata evocata prima, che la decrescita felice sia un bel programma dal nome allettante, ma del tutto ineffettuale, perché il programma di Latouche della decrescita infelice è un programma che implica la crescita felice, ecco, un lapsus è una sorta di programma che implica una conversione, no, religiosa, quasi mi devo convertire e quando ci saremo convertiti tutti cambierà magicamente la realtà, no? Manca appunto il momento prassi, se volete, il momento trasformativo, no? Il momento della trasformazione, fermo restando che la diagnosi è pure a tratti aderente alla realtà. Io penso, e lo dico espressamente, senza tema di smentita, che finché si resta nel recinto del politically correct non c'è soluzione. E per politically correct intendo esattamente quello che vuol dire questa espressione, cioè il fatto che le alternative presenti o riconosciute come possibili sono già tutte in partenza fallaci, dalle moltitudini di toni negri alla decrescita felice, no? Oggi il paradosso del capitalismo vincente che metabolizza la critica, no? E digerisce anche la critica, anzi usa in maniera apotropaica la critica, no? Pensate a come vengono usati con un brand pubblicitario i pensatori più pericolosi dell'Occidente, no? Così vengono definiti oggi i cosiddetti eredi di Marx come Žižek e Toni Negri, che di Marx hanno poco o nulla in verità, no? Una funzione apotropaica della critica, cioè si satura lo spazio critico nell'atto stesso in cui si addomestica la critica. Se io ti dico che Toni Negri e Žižek sono i pensatori più pericolosi e più critici, già ti sto illudendo che quello sia il non plus ultra della critica praticabile, ma è una critica già addomesticata da sempre al regime della produzione, no? È già interna al codice della produzione, già me ne metabolizza i modi, no? Pensate anche solo a Toni Negri e a tutto il suo discorso: abbasso lo Stato nazionale, abbasso la famiglia, viva la globalizzazione che produce le masse globali, no? E quanto di più inquadrabile ci sia nel ritmo post-borghese del capitalismo odierno. Il capitalismo oggi è post-borghese perché deve neutralizzare, e già Hegel l'aveva capito, tutti quei valori borghesi, famiglia, scuola pubblica se volete, eticità, stabilità affettiva e professionale, questo è il precariato, no? Rimozione della stabilità affettiva e professionale, e vanno insieme le due cose, come ben capite,
quegli elementi borghesi incompatibili con la logica dell'onnimercificazione, no? Toni Negri è paradossalmente portatore di un capitalismo comunista, cioè ammantato della categoria di comunismo, e lo stesso in parte si potrebbe dire per Toni Negri. Ora, l'aveva detto Marcuse nell'Uomo una dimensione, la soluzione, quando c'è, viene immediatamente utilizzata dal sistema per rendere impossibile la soluzione. Ora, la soluzione oggi, dal mio punto di vista, sta nel fatto che bisogna uscire dal politically correct. Se non si ha il coraggio di fare questo, non solo si perde in partenza, ma si rinuncia a giocare la partita. E per uscire dal politically correct, e lo farò subito, io penso che oggi si tratti di guardare agli stati che resistono. E ce ne sono molti che resistono. No? Da Cuba al Venezuela all'Iran. Stati che magari come organizzazione interna sono orribili, ma che sul piano geopolitico svolgono la funzione, potremmo dire l'equivalente funzionale di senso del defunto comunismo novecentesco. Cioè in che senso? Non nel senso che fosse un paradiso il comunismo novecentesco, come non lo sono questi stati, sia chiaro, ma in qualche misura tengono vigile e desta l'idea della possibile trasformazione. Cioè neutralizzano quello che oggi è il dogma dominante del nostro tempo, che si esprime tra l'altro nel titolo di quel romanzo molto fortunato di Walter City, Resistere non serve a nulla. Invece resistere serve come? È fondamentale. E questi paesi, pur esecrabili spesso sul piano della politica interna, sono paesi che resistono e che hanno una funzione altamente positiva sull'immaginario nostro, devono averla. È come se mettessero il piede nello stipite prima che la porta del capitalismo globale si chiudesse definitivamente. Ci insegnano che occorre resistere e riorganizzare le energie pratiche e politiche, se volete. No? Da questo punto di vista ho detto una cosa che viola totalmente il politically correct, no? Ovviamente. No? Ai tempi di Giordano Bruno mi avrebbero messo sul rogo, oggi invece semplicemente violo il politically correct e sicuramente avrò fatto fare occhi strani a molta gente, però ci sono abituato, perché appena si viola il politically correct si esce dalle coordinate dello spazio preordinato politicamente della discussione, no? Ti si può dire che hai torto, però. Quello sì, quello è doveroso. Si può dire che hai torto. Quello sicuramente, anzi mi fa piacere che lo si dica, così si instaura uno spazio di dibattito, no? Però appunto bisogna, secondo me, discutere radicalmente. Marx dice, ha detto una volta che Marx ha detto che essere radicali significa andare alla radice delle cose, e quella radice è l'uomo, appunto, per tornare al tema di umanismo. E secondo me questo è un punto fondamentale, ineludibile, no? Ripensare la globalizzazione, ripensare ad esempio l'Europa oggi, no? Le sue logiche, e così via. Io penso che questo sia il punto fondamentale, riattivare il senso della possibilità e del conflitto. Qui tra l'altro ho detto delle cose che violano il politically correct, ma le potrei dire citando, non, senza neanche citare Marx o Lenin, ma citando il pio e pacifista Kant, che in realtà non è un illuso pacifista per niente, anche lui è un pensatore ben consapevole del conflitto, il quale Kant nel 1795 per La pace perpetua scrive testualmente: è pur sempre meglio, secondo l'idea della ragione, una pluralità di stati in conflitto fra loro, piuttosto che non l'idea di un'unica potenza, un'unica monarchia, la chiama lui universal monarchie, una monarchia universale che tutti li domina e li sottomette. Oggi questa universal monarchie si sta realizzando e bisogna valorizzare, secondo me, quanti resistono. Ecco, poi c'era l'ultima domanda, sulla, che però è importantissima anch'essa, sul concetto di pratica. Che cos'è? Cosa intende Marx per praxis e per pratica? Beh, anzitutto potremmo dire che Marx riconosce, se volete, idealisticamente il primato della pratica sulla teoretica, se volete. Cioè appunto la pratica è il momento di inveramento del pensiero stesso. Tutto è prassi, secondo Marx, tutto è prassi. La realtà è essa stessa prassi, vista non come prassi in atto, ma come prassi oggettivata. Noi siamo soliti, in senso feuerbachiano, pensare che la realtà sia qualcosa che esiste e che sta lì. Marx e l'idealismo ci insegnano invece che la realtà è il passato della prassi, potremmo dire, è la prassi oggettivata. Fichte usava la dialettica fra Tathandlung e Tatsache.
Se guardi alla prassi in atto, hai la Tathandlung, l'azione. Se guardi alla prassi quale si cristallizza e si deposita nei suoi risultati, hai la realtà come prassi oggettivata. Tutto quello che esiste è prassi oggettivata. Qui sta appunto la cifra della defatalizzazione dell'esistente. Se tu guardi nello spread, nelle leggi economiche, nella finanza, una realtà oggettiva indipendente da te, allora ricadi nel feuerbachismo della contemplazione antiquaria. Se invece vedi prassi realizzata, subito defatalizzi l'esistente, perché la stessa prassi che ha realizzato quello può toglierlo, secondo l'undicesima tesi su Feuerbach, no? Tutto è prassi, nel senso che la prassi è marxianamente il termine che pone in correlazione essenziale soggetto e oggetto. Soggetto e oggetto sono appunto messi insieme dalla prassi, nel senso che l'oggetto è il soggetto stesso che si oggettiva a sé tramite la prassi, esercitando la prassi. Marx è il filosofo della prassi per eccellenza in questo senso, e quello che l'ha visto meglio da noi in Italia è stato Giovanni Gentile, che pubblica nel 1899 un bellissimo libro su Marx, frutto di due saggi, La filosofia di Marx, in cui dice: Marx è un idealista nato, perché l'idea che tutto sia prassi è già tutta di Fichte e di Hegel. E questo libro avrà una incidenza decisiva nella filosofia italiana del Novecento e soprattutto nella ricezione di Marx nell'Italia del Novecento. Se in Italia nella prima metà del Novecento Marx è letto come filosofo della prassi, si pensi solo ad Antonio Gramsci e Quaderni del carcere, ciò dipende appunto da Giovanni Gentile, la lettura del Marx prassista, Marx attualista se volete. Tutto è come esito di un porre. Questo è il senso generale della prassi in Marx. La realtà è prassi, potremmo dire. Il pensiero stesso non è contemplazione, ma è prassi, pensare in atto. Questa è la rivoluzione idealistica, se volete, già tutta fichtiana, no? Fichte dice: il pensare non è qualcosa di inerte che sta lì, che duplica una realtà data. Il pensiero è, come dirà Gentile, cosmogonico, perché pone la realtà. Potete fare un esempio molto banale qui anche, no? Tutto quello che c'è sempre nell'atto del vostro pensare che lo istituisce, lo pone contrapponendolo a voi. Cioè avete sempre un momento di voi come soggetti contrapposti alla realtà oggettiva, momento dualistico, che poi è già sempre superato dall'unità dell'atto del pensare che istituisce la polarità e sempre di nuovo la supera nell'unità del pensare. Ma tutto questo è azione in atto, no? La prassi, la filosofia della prassi anche in questo senso. Una domanda però, che si ricollega ovviamente a tutto quello che hai detto prima. Volevo chiederti in che misura, dopo tutto quello che abbiamo detto, si può parlare di utopia di Marx, nel senso che mi sembrerebbe assolutamente inopportuno, malgrado io precedentemente parlassi tranquillamente di utopia di Marx, perché se il vero è prassi, o parlando più correttamente, se è la prassi che comunque porta a un telos, ad un fine che è già interamente insito nel processo storico, cioè nel senso che si vera è un processo storico che insomma non sappiamo quando avrà un termine, in ogni caso non possiamo parlare di utopia, nel senso che utopia per definizione è esattamente un fine a cui non possiamo giungere e che utilizziamo semplicemente come criterio d'azione, ma che sappiamo realisticamente che non potremo comunque realizzare, questo per definizione. Si può parlare dunque di utopia in Marx, o altrimenti in che senso dobbiamo usare il termine utopia? Ma sì. Mi sembrano la questione che volevo porti tra le tante insomma, di questo seminario che mi ha riportato la mia gioventù. La facoltà di filosofia studiava soltanto Marx, ovviamente, quindi eravamo piuttosto esperti, ma ora ho un po' dimenticato. L'obiezione che ti volevo fare, un'obiezione diciamo di fondo, che riguarda la questione della necessità. Non mi pare affatto che Marx rinunci alla logica della necessità, devo dire,
Molto spesso, leggendo Marx, e qua sappiamo che naturalmente le controversie interpretative, insomma, nei miei tempi ci si contrapponeva tra letture scientiste, letture utopiste di Marx, manoscritti economico-filosofici, certo. Erano il testo sacro di chi vedeva il Marx. Poi dopo ci furono i Grundrisse, che anche qui, altri invece leggevano solo il Capitale, dicevano che Marx era uno scienziato, non un filosofo. Cioè, allora, però sullo sfondo di queste contese ti faccio questa domanda. Io ho sempre visto nell'atteggiamento anti-ideologico di Marx la sua passione per dire come le cose stanno, e in particolare per svelare una dinamica che è presentata come una statica. Fin qui forse siamo d'accordo, si tratta di riaprire la storia, ma per fare cosa? Ci sono cose che devono essere fatte per aprire la strada a ciò che deve accadere. Marx non ha mai rinunciato alla nozione di legge, legge storica, legge dello sviluppo economico, come una nozione base, ma quando tu parli di leggi, mi devi spiegare in che senso rinuncia all'idea di necessità, perché tu rinunci all'idea di necessità se parli di regole, ma non se parli di leggi. Quindi questo mi sembra una questione cruciale che tu, sulla quale tu hai completamente sorvolato, ma forse non parlerà di una mistica della necessità Marx, ma secondo me di una logica della necessità. Beh, ne parli come? Non so se l'ho sempre letto male, ma esistono leggi che ti portano in una certa direzione. Tu, come attore, puoi facilitarne, puoi velocizzare, puoi accelerare, ma esiste qualcosa che non può non accadere. Non sei d'accordo? Io sono d'accordissimo, nel senso che in Marx, non a caso, però io ho letto le tesi su Feuerbach, che è il testo in cui questa dimensione non c'è, perché secondo me è sbagliata quella dimensione. Quella dimensione di Marx, lo dico senza tema di smentita, è falsa e sbagliata secondo me, non c'è nessuna necessità nella storia. Infatti Marx, quando parla di necessità della storia, usa l'espressione nel Capitale Naturprozess, dice che appunto paragona la storia alla natura. Ma secondo me è un errore fondamentale questo, che mai Hegel o Fichte si sarebbero sognati di fare. La legge naturale non può essere riportata alla dimensione anche storica, nel senso che la storia non procede per leggi fondamentali, secondo me. Qui però appunto io non sono più marxiano in questo, chiaramente, dico la mia. Però in Marx c'è questa dimensione, è vero. Però si dà in una sorta di feconda, perché non coerentizzata, convivenza con l'altra dimensione. Per cui da un lato Marx ci dice che una legge ineluttabile il superamento del capitalismo come naturprozess, e dall'altro, secondo me, non rinuncia mai neppure a questa dimensione pratico-prassistica del soggetto che fa la storia liberamente. Perché appunto è vero che Marx in certi punti cerca un innesto improbabile fra queste due dimensioni, quando ad esempio in un discorso di fronte agli operai dice che gli operai, la storia è il giudice, i proletari sono il suo esecutore, no? Una frase che sembra appunto legittimare quasi il brigatismo anni 60, no? Questa frase è terribile. Però appunto in altri passi Marx, secondo me, in maniera molto più soft, rimanda del tutto alla dimensione della libera prassi organizzativa dei proletari. D'altro canto, se tutto fosse un processo naturale, se vi fosse, diciamo, in Marx solo la versione, potremmo dire una versione diversa da quella hegeliana, una sorta di astuzia della produzione, ecco, per cui la legge della storia si fa essa stessa carico del superamento delle contraddizioni, non si spiegherebbe l'investimento politico fatto da Marx nelle organizzazioni proletarie, nella lotta in primo piano, nella politica, nella convinzione cioè che per cambiare le cose occorresse impegnarsi in prima una soggettività. È interessante a questo proposito, secondo me almeno, che in Marx ci sia un costante equivoco, forse anche fecondo, non lo so,
fra la dimensione del dovere come müssen e la dimensione del dovere come sollen, come dovere morale, appunto. No? Queste due dimensioni. È quasi come Marx volesse spacciare il sollen come un müssen, no? Quasi per dare una certezza scientifica al suo kantismo fichtiano, se volete, del dovere essere, più fichtiano che kantiano, secondo me. No? Io penso che oggi, dopo che il Novecento ci ha ampiamente ammaestrati sul fatto che non ci si può fare illusioni sulle leggi di natura del superamento del capitale, perché le rivoluzioni che abbiamo avuto nel Novecento, buone o cattive, erano tutte rivoluzioni contro il capitale, come diceva già Gramsci, no? Contro il capitale di Marx, inteso, non si può far fede sulla legge della necessità storica, perché appunto se noi facciamo fede alla legge della necessità storica oggi, e quindi facciamo come faceva Kautsky, che pensava di poter stare in riva al fiume a vedere passare il cadavere del capitalismo stando con le mani in mano, diventa vero quella frase che è stata recentemente espressa in forma ironica: il capitalismo ai secoli contati, no, il capitalismo non verrà mai superato da sé, non si supera da sé, no? La crisi del, cioè, l'errore di Marx, ma fa ridere questa espressione, no? L'errore di Marx detto da me, cioè, proprio una cosa, però appunto se è critica possiamo ragionare anche criticamente su Marx, no? Chi pensa in grande sbaglia anche in grande a volte. L'errore di Marx, secondo me, sta nel fatto che per una sorta di malia dell'analogia pensa che come i modi di produzione precedenti sono implosi o esplosi per via di crisi di produzione, potremmo dire, crisi in cui le forze produttive non avanzavano più di concerto con le forze, con i rapporti della produzione, di pensare che anche il capitalismo venisse superato così. Ora, dopo la crisi del 29, e a maggior ragione dopo la crisi odierna che sta imperversando, questo discorso non può essere tenuto. Solo chi legge Marx come se fosse la Bibbia può tenerlo vivo, no? Perché appunto la crisi del 29, la grandiosa crisi del capitalismo, è stato un momento fisiologico, un momento in cui il capitalismo ha espulso tossine ed è ripartito più forte di prima, e probabilmente anche quella che stiamo vivendo oggi andrà a finire in quella dimensione. Quindi bisogna liberarsi di questo ciarpame economicistico di Marx, che pure c'è, che fa una sorta di feconda interferenza, secondo me, con il Marx della libertà pratica. Potremmo dire che Marx, e qui sta forse la sua grandezza, la sua ambiguità non risolta, e del resto Marx è un campo aperto di contraddizioni e di aporie, la sua contraddizione sta nell'essere, passatemi l'espressione, una faglia sismica fra l'idealismo della libertà pratica soggetto-oggetto e il positivismo della dura necessità della storia pensata come naturprocesso. Ora, io credo, alla luce, ripeto, delle vicende storiche, che non si possa più tenere per buono questo Marx, e ci voglia un Marx rifichtianizzato o riegelianizzato, se volete. Ecco. No al Marx, come diceva Engels sulla sua tomba, no? Marx il Darwin della storia. Per niente, Marx ci porta in un incubo, quel Marx, ecco. Giusto, sul Marx Utopia. No, no, ma me l'ero segnata. Anche qui il termine utopia è molto scivoloso. Marx ovviamente non diceva di sé di essere un utopista, e anzi prendeva di mira nel manifesto i socialisti utopisti. Però appunto ciò che uno dice di sé, dopo Freud, va sempre preso con molta cautela. Io penso, e in questo seguo Ernst Bloch, che l'utopia non sia una fuga in avanti verso un futuro precorso dalla coscienza anticipante. L'utopia non si occupa d'altro se non del presente, visto però appunto non come se nell'essere si esaurisse anche il poter essere, ma come un giacimento di possibilità inespresse che sta a noi tradurre in atto. Questa è l'utopia, appunto, della prassi trasformatrice. In questo senso, Marx, secondo me, un pensatore utopista nell'atto stesso in cui è un filosofo della prassi, come dicevamo prima. La storia pensata come giacimento di possibilità che sta alla prassi umana a tradurre, no? Io dico sempre che per capire questo senso dell'utopia in Marx, diverso rispetto a quello più, diciamo, di uso corrente, si può fare fecondamente riferimento a quel bellissimo passo dell'uomo senza qualità di Musil sul Möglichkeitssinn, il senso della possibilità come cifra della storia. La storia è una batteria di possibilità, e il passato stesso
può essere, addirittura si può guardare al non essere del passato stesso, cioè alle sue possibilità inespresse, no? In questo senso Bloch diceva che costruiva il principio speranza, no? Guardando alle speranze del passato come tutta una sorta di museo delle speranze dell'umanità che spettava, secondo lui, alla docta spes, la speranza erudita del marxismo, tradurre in atto, come appunto sogno di un non ancora. Però appunto l'utopia non è rinuncia al presente, rinuncia all'essere realisti, ma è appunto è rifiutare che la realtà si riduca alla necessità del presente stesso. Ecco, vedere la realtà come Wirklichkeit e non come Realität. In questo senso si può essere utopisti quanto più si è realisti nel senso della Wirklichkeit, laddove invece la Realität è la morte dell'utopia, potremmo dire. Per cui non giocherei tanto la contrapposizione fra utopia e realtà, stante il fatto che c'è una realtà che è essa stessa utopica, cioè sporgente sul futuro, la Wirklichkeit, ma giocherei piuttosto lo iato fra utopia e necessità. Ecco, utopia e necessità. Il pensiero della necessità non è utopico, perché appunto ha già in sé tutta la sequenza degli stadi futuri che si svilupperanno con logica stringente, potremmo dire. Ecco, quindi Marx è utopista nella misura in cui è realista. Forse si potrebbe dire così, ma è un tema talmente grande che non mi sogno neppure di averlo. Ma nel pensiero che il musicista cita di realtà è che nello stesso passato certamente. Lo stipite della porta, in realtà, e ci sbatto conto se non fai attenzione, però il fatto stesso di che sia il principio di realtà che è esatto. Piccola, esatto, bravissimo, esatto, quello infatti. Cioè del resto, cioè, il fatto è che Marx idealisticamente pensa alla realtà come possibilità, questo è il punto, cioè esse sequitur posse, potremmo dire con la sintassi scolastica, no? La realtà c'è perché era possibile che ci fosse, no? Ma può essere trasformata, eh? Esse sequitur operari, diremmo allora, no? L'essere deriva dall'agire umano, dall'agire, no? Questo appunto, come dice Fichte nei suoi testi, bisogna dedurre l'essere dal fare, no? Bellissima espressione, no? Tutto ciò che è l'esito di un fare, quindi la storia è il luogo delle possibilità. Per questo oggi si neutralizza la dimensione storica, a partire dal fortunato libro di Fukuyama. No? Si celebra un tempo il requiem per Marx, per la storia e per la dialettica. Perché la dialettica marxiana e hegeliana è pensiero storico, cioè che pensa il superamento temporale del presente e al tempo stesso apre lo spazio per le possibilità. No? Invece oggi si annulla storia, dialettica e quindi anche possibilità, inchiodando l'umanità al senso della mistica, della necessità prima evocata. Il flash nome. Sono Gilberto Rossi, ma non l'avevo dato. Intanto inciampo, quindi ovviamente, visto quello che faccio, non laureando, sulla definizione politica. Tornando al titolo, visto che stamattina casualmente sono capitato di qua perché dovevo portare ad un'utopia concreta, quella di ridurre i rifiuti su questo pianeta. È un'utopia, assolutamente. No, la verità, la politica, che dopo questa bellissima lezione mi da pensare che comunque sono semplicemente dei rapporti di forza cristallizzati, mi veniva prima a chiederle. La verità, quindi, cos'è? Quello che poi dopo, chi ha il rapporto di forza maggiore, riesce ad imporre agli altri. E quindi viene cristallizzato, cioè un sapere condiviso, un po' come la definizione per cambiare dalla cultura, valore condiviso. La verità poi, nel concreto, perché poi invece ragiona sul concreto, elezioni del 2009, io colgo dei presunti brogli elettorali dentro il seggio. Ovviamente sono dei presunti brogli, perché sapete che l'autorità massima all'interno del seggio è il presidente di seggio. Vengo denunciato per aver chiesto due giorni successivi alla persona che si identificasse, perché almeno potevo fare un esposto ben completo. Vengo denunciato
per diffamazione, minaccia e ingiuria. Però ovviamente, non essendo troppo ricco di famiglia, dico, va bene, dai, Anne, basta stare pastis, come si dice, dicono i francesi. Però la settimana scorsa un incontro dell'Università del Tempo Libero del Paese, colpo di scena, mi viene da dire, il sindaco, di fronte ad altri 15 cittadini, dice, eh no, quella volta avevi ragione. Il sindaco era la persona a cui avevo consegnato una copia dell'esposto dove andavo a denunciare questo. Insomma, per arrivare al concreto, poi dopo lo possiamo declinare nei vari contesti. Quale verità storica ne rimane? Nel senso, non ci sono stati questi brogli elettorali. Le elezioni sono state regolari, perché comunque il potere ha normalizzato quella vicenda, calpestandola. Una piccola parentesi, io poi, visto che questa persona di Piero del Seggio era stata rinominata presidente del Seggio, mi era stato portato qua vicino in tribunale a dire questa qua ha già fatto, viene rifatta. Lì la giustizia italiana è diventata velocissima perché il giovedì protocollo a distanza e lunedì mi diede la risposta. Però nel senso, tornando alla filosofia, siamo qua a parlare di questo, sulla verità e la politica. La politica io purtroppo ormai intendo, e prima mi riconoscevo in pieno nelle sue parole, professore, quando diceva adesso i lavoratori, i subalterni, chiamiamoli come vogliamo, non sono più consapevoli dei propri diritti, non conoscono le leggi, le norme, e quindi il capitalismo ha di sbattere la porta, l'ha proprio scardinato, dato. E quindi nel senso la vedo esclusivamente come rapporto di forza. Ah, l'ultimo inciso, perché abbiamo citato la decrescita felice, io essendo langheriano di Alexander Langer, cui parlava della conversione ecologica, mi viene da pensare che queste provocazioni ormai, anche se prima mi vedevano quasi come un teorico e fautore in alcuni ambienti della decrescita felice, però io penso che sia giusto una provocazione intellettuale, poi noi dobbiamo ambire a una conversione ecologica, questo è il mio punto di vista. Quindi solo sulle porte di porta. Grazie, scusate. Ma sì, io concordo con quanto si diceva. Però non penso che la verità sia quello che il potere dice, perché quella è l'ideologia, appunto, e tra le due abbiamo cercato, sia pure impressionisticamente, di porre una distinzione. Per cui io concordo che il potere cerca continuamente di fare appello a verità, ma sono ideologie. In questo appunto, come si diceva in un intervento prima, Marx è un grande maestro del sospetto, no? Cioè appunto ci insegna a sospettare delle ideologie che si presentano come verità, no? La critica è la cifra del pensiero di Marx, no? Se voi prendete i titoli delle opere di Marx, mi piace sempre ricordarlo, c'è la parola critica sempre, no? Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico, il Capitale come sottotitolo a critica dell'economia politica, e la Sacra Famiglia del 1845 ha come sottotitolo critica della critica critica, no? Quindi critica alla terza potenza. Quindi c'è questa istanza di smascheramento del potere, dei suoi apparati ideologici, potremmo dire, quella che Lukács definirà la manipolazione organizzata e Adorno chiamerà l'industria culturale del consenso, un grande tema sviluppato dal marxismo occidentale questo, e quanto mai attuale naturalmente. Però appunto tutto sta nel non buttare via il bambino con l'acqua sporca, cioè nel non fare quello che ha fatto certa filosofia, soprattutto francese, penso a Foucault, ma poi al postmoderno, buttare via il concetto stesso di verità come ideologico. Io non penso affatto che pensare che, come ha fatto Foucault ad esempio, che l'idea di verità sia sempre autoritativa barra ideologica, non lo penso affatto. Quando si fa una rivoluzione, anzi penso con Gramsci che la verità sia rivoluzionaria, permette di smascherare le ideologie e di superare in maniera rivoluzionaria le situazioni, da luogo a delle rivoluzioni eventualmente. Laddove invece il pensiero postmoderno, che non a caso metabolizza Foucault e l'idea del binomio verità-autorità, confonde l'ideologia con la verità, secondo me. Cioè pensa che ogni verità in quanto tale sia ideologica e autoritativa, no? Io poi ho studiato a Torino con Gianni Vattimo, quindi queste cose ci sono passate durch, come dicono i tedeschi, le ho attraversate ampiamente, no? E non ci credo, nel senso che mi sembra semmai che sia questa stessa un'ideologia, cioè l'ideologia di un capitalismo che deve mettere in congedo ogni ideale veritativo che permetta di pensare una riprogrammazione alternativa delle sintassi del reale,
no? Come ogni progetto utopico, in quanto veritativo, è autoritario. No? Oggi il teorema che caratterizza sempre questa fase storica che Badiou ha chiamato della seconda restaurazione, no? In cui appunto ogni ideale rivoluzionario è delegittimato in partenza, proprio come col grande concerto di Vienna ogni ideale rivoluzionario illuministico veniva congedato tout court. In questa fase storica, non a caso, come sapete, si stringe sempre in un abbraccio fatale la verità utopica trasformativa con la violenza, no? Come se appunto voler cambiare il mondo comportasse e o ipso una ricaduta nello stalinismo e nelle forme peggiori a cui il Novecento ci ha abituato, no? Ma appunto questa è una ideologia ad alto tasso adattivo che delegittima in partenza la trasformazione del mondo e santifica il pur deplorato ordine del mondo stesso, ecco, potremmo dire così. Per questo io mi ritengo un allievo di Marx e anche di Fichte e di Hegel in questo, cioè penso che la verità sia questo, in questo rivoluzionaria e antiadattiva, no? Il postmoderno, qui si aprirebbe un ampio capitolo, ma il postmoderno è stata la razionalizzazione del disincanto, l'abbandono della verità e l'elevazione del disincanto come unica filosofia possibile, no? La riconciliazione col nichilismo della forma merce dilagante. Non è un caso che il grande teorico del disincanto postmoderno, Lyotard, non abbia fatto altro, teorizzando il postmoderno, che dare un senso al proprio disincantamento. Lui era un marxista di socialismo barbarie e poi abbandona la fede marxista e si riconverte in una sorta di credo della società dei consumi, no? Quindi appunto il postmoderno questo dice, e lo fa tramite Foucault, tramite la messa dei baffi a Hegel di Deleuze e così via. Per cui io non penso che si tratti di confondere verità e ideologia, questa è una mossa importante, non confondere. Del resto a me piace sempre ai postmoderni e a quelli che confondono le due cose, che dicono che la verità è autoritaria, mi piace sempre ricordare un fatto. Cioè il più grande pensatore veritativo della modernità, che è indubbiamente Spinoza, no? Dove dice nelle lettere Spinoza, non pretendo di aver trovato la filosofia più bella, ma so di aver trovato quella vera, lo dice testualmente. Bene, pensatore più veritativo della filosofia moderna non produce poi politicamente un sistema autoritario o monocratico, ma fonda la democrazia. La democrazia nella sua forma più bella, forse, no? I due trattati politici di Spinoza, no? Laddove invece lo scettico David Hume, per inciso, che pensa che la verità sia autoritaria e così via, non approda alla tolleranza e alla democrazia, ma invita a bruciare i libri di metafisica e di teologia, no? Quindi andrebbe rivisto ampiamente il nesso, secondo me inesistente, fra democrazia e relativismo, caro a Kelsen e non solo a lui, secondo me è un portato totalmente ideologico. Sui subalterni che non hanno coscienza di classe, ma siamo d'accordo, penso sia una verità solare, no? Io dico sempre che oggi il paradosso del nostro tempo è che i subordinati non erano mai stati così tanto subordinati senza saperlo, no? Soprattutto i giovani, purtroppo. I giovani oggi sono la prima generazione che è disintegrata nella struttura e integrata nella sovrastruttura. Disintegrata nella struttura perché non ha un posto di lavoro fisso, è sottoposta alle forme più meschine di precariato, nelle forme più vergognose, no? E si sente pure insultare per questo, no? Non dovete essere chiusi, queste cose qua, no? Dire a un ragazzo che non ha il posto di lavoro che volere il posto fisso è rischioso, annoiante, è come allertare un affamato circa i rischi dell'obesità e del colesterolo, capite bene, come grado di ipocrisia. Però questo è quello che sta avvenendo oggi, e appunto i giovani che sono disintegrati nella struttura sono poi integrati nella sovrastruttura, cioè non vivono con coscienza oppositiva questa situazione, no? Vivono semmai, cioè l'unico futuro che progettano è quello della religione della forma merce alla Apple, no? La ricerca del nuovo iPhone, della nuova merce di ultima generazione. Per cui sono d'accordissimo, bisogna risollevare quello che Gramsci chiamava lo spirito di scissione, no? O anche Bartleby, no? Il dire di no, I would prefer not to, una forma quasi
prossima all'afasia di chi scuote la testa per negare la situazione. Ecco. Sulla conversione ecologica, ma certamente, ma il problema, io sono d'accordo, conversione ecologica, decrescita felice, il problema del nostro tempo, marxianamente, è che tutti questi mille rivoli in cui si disperdono le lotte, spesso nobilissime, intendiamoci, no? Per i diritti delle minoranze, l'ecologia, il femminismo, sono tutte lotte nobilissime, ma che mancano di un coefficiente unitario, di un orizzonte unitario in cui inserirsi. Ora, il marxismo, con tutti i suoi limiti, ha avuto il merito, storicamente, secondo me, di trovare una koinè. Ecco, una koinè, il senso di un futuro redento rispetto all'anomia capitalista. Oggi, invece, le lotte si disperdono proprio perché manca l'orizzonte comune in cui inserirle. Si tratta, secondo me, come pensiero per il futuro, di ritrovare una grammatica comune per queste lotte, che se no finiscono e se stesse per fare il gioco del capitale, che è la dispersione delle forze, se volete, no? Perché il capitale non ti mette in cella, non ti imprigiona, semplicemente ti abbandona al tuo robinsonismo di uomo isolato, no? Puoi fare tutto quello che vuoi, tanto sei impotente, no? Lukács diceva: nella società capitalistica c'è l'onnipotenza astratta e l'impotenza concreta. Astrattamente l'individuo è elevato ad atomo gigante e poi concretamente impotente, perché da solo non può nulla. A me piace, a questo proposito, ricordare i versi bellissimi di Bertolt Brecht, il quale diceva: non ci si può salvare da sé, o tutti o nessuno o tutto o niente, che poi è il grande messaggio già della caverna platonica, no? Ci si salva in maniera concertata, il singolo individuo torna a salvare gli altri, perché da solo non si emancipa mai veramente. Un punto, cioè l'idea di verità in Marx mi sembra una, in Marx mi sia una tensione alla verità, quindi la verità come idea prospetto, come qualcosa verso cui tendere, cioè non c'è mai un uso veritativo, un uso di della verità, nel senso che ciò che appunto ci invita a dubitare di qualsiasi cosa è l'attenzione alla verità come qualcosa che non c'è mai ancora, ma come qualcosa di ulteriore, perché nella misura in cui il marxismo stesso, da critica delle ideologie, è diventato sistema di verità, è diventata esso stesso ideologia, no? Nel corso del Novecento. Certo, no, io dico, direi così, che è verissimo quello che si diceva, cioè Marx va a fare un uso prospettico della verità, in particolare in Marx si determina come critica dell'ideologia, cioè l'idea di verità in Marx gioca come punto con cui criticare ciò che di volta in volta si presenta ideologicamente come verità pur non essendo tale, e che il filosofo critico nega proprio in quanto non vero, no? Il filosofo critico è quello che dice di no, quella che il sistema capitalistico o non capitalistico ti impone come verità. Tu, in nome di una verità altra, lo giudichi falso. Dici: questa non è la verità. No? Rimandi continuamente, potremmo dire, differisci continuamente. In questo senso sono d'accordissimo. Cioè, in Marx la verità si determina nella forma di una critica costante del mondo non vero del capitalismo trionfante. Grazie Diego. Grazie a voi. Grazie a voi.